Mi chiamo Surang, e sono nato in Sri Lanka, sono qui in Italia da molti anni, quindi mi reputo italiano e sri lankese di due nazioni diverse. E, oggi quello che abbiamo fatto è il workshop riguardo la produzione, che è il secondo workshop appunto, di questa serie di tre workshop, e dove abbiamo visto come realizzare oggi, con le risorse che ci sono oggi, una propria idea, quindi a partire da una sceneggiatura, o anche semplicemente da un concetto. Quindi tutto quello che è, insomma, le difficoltà che si affrontano nella produzione e le strade che oggi possiamo appunto trovare. Il punto che per me è importante e che insomma evoca la mia sensibilità è come lo straniero diciamo, si approccia, che tipo di radici può avere in un paese non suo e come può creare un amore per un paese non suo per farlo diventare magari un paese suo. Quindi i conflitti che nascono, anche culturali e sociali. E ho sempre parlato di questo. Oggi abbiamo visto Puneragamane, che è il ritorno a casa, che parla del conflitto tra un po' la prima generazione e la seconda generazione, un po' un desiderio della prima generazione di voler tornare in patria o il sognare di tornare in patria, e magari la seconda generazione che si reputa italiano a tutti gli effetti. Quindi c'è un conflitto che penso appunto debba essere raccontato. Poi abbiamo visto i soldi di mia madre, che non riguarda l'Italia, perché è girato in Sri Lanka, in un mercato di pesci, però il lavoro è stato importante per far vedere ai ragazzi un po' una produzione minima, è il lavoro di squadra, non di professionisti, ma di persone che in qualche modo vogliono raccontarsi, e allora cercano di scavalcare diciamo tutte quelle difficoltà che possono nascere in una produzione, e si va verso, diciamo, il racconto del reale con gli strumenti che insomma si ha a disposizione. Poi è stato importante comunicare ai ragazzi è il fatto che io, come tanti amici, non stiamo facendo, diciamo, il cinema degli stranieri o il cinema migrante, ma sono convinto che sia una forma di corrente, se vogliamo chiamarlo, o comunque parte integrante di un cinema a tutti gli effetti italiano. E quindi è importante, ahimè, ripeto, per questioni proprio di identificazione di parole, ogni tanto bisogna etichettarli con certe parole a volte un po' scomode, però ecco, è importante ribadire che è cinema italiano.